Alla vista della stanza in perfetto ordine, eccezion fatta per la porta battuta, tornammo in noi stesse, tanto da poter congedare gli uomini della servitù. La signorina della Fontaine, infatti, aveva avanzato l'ipotesi che Carmilla fosse stata svegliata all'improvviso dalle nostre urla e che, in preda al panico, si fosse nascosta in un armadio a muro oppure dietro una tenda e che naturalmente non potesse uscire davanti ai servitori. Cominciammo a cercare nella camera, chiamandola per nome. Nulla. Esaminammo allora le finestre, ma erano tutte chiuse. Non poteva essere passata da lì. Ero molto perplessa. Forse Carmilla aveva scoperto uno di quei passaggi segreti del castello dei quali la vecchia governante parlava sempre, benché nessuno sapesse dove fossero ubicati. Erano passate le 4 e io preferii trascorrere le restanti ore della notte nella camera della signora Perraudin. La luce del giorno non portò soluzione al mistero. Venne setacciato ogni angolo del castello, vennero esplorati i campi che lo circondavano, venne persino dragato il fiume. Mio padre era come impazzito. Cosa avrebbe raccontato alla madre della povera ragazza al suo ritorno? Era ormai luna e non si avevano ancora notizie. Allora corsi nella camera di Carmilla e la trovai davanti al guardaroba. Rimasi sbalordita, non riuscivo a credere ai miei occhi. Cara Carmilla, cosa è stato di te durante tutto questo tempo? Dove sei stata? La notte scorsa è stata una notte di meraviglie, disse lei. Il mio sonno è stato ininterrotto e senza sogni e mi sono svegliata proprio ora qui. Sul divano del guardaroba e ho trovato questa porta aperta e quella dell'ingresso scassinata. Ma com'è potuto accadere tutto ciò senza che mi sia svegliata? Deve essere successo tutto con molto frastuono e io ho il sonno assai leggero. Come posso essere stata trasportata dal mio letto a questo divano io che sobbalzo al minimo rumore? Nel frattempo, la signora Perraudin, la signorina della Fontaine, mio padre e tutta la servitù erano accorsi in camera di Carmilla. La ragazza, naturalmente, venne soffocata da congratulazioni, frasi di benvenuto e domande. Ma lei aveva solo questa storia da raccontare e sembrava la persona meno in grado di tutti noi di dare spiegazioni a quanto fosse accaduto. Mio padre le prese la mano con dolcezza. «Mi perdonerete, mia cara, se azzardo una mia congettura e vi faccio una domanda. No, non sfiorerò nemmeno gli argomenti sui quali vi è stato imposto il silenzio. Soltanto ditemi, quando eravate più giovane, vi è capitato di camminare nel sonno?» «Sì. In effetti sì, ora che mi ci fate pensare, la mia anziana Baglia me lo raccontava sempre.» «Benissimo, cara. Ecco quello che è successo. Vi siete alzata nel sonno, avete aperto la porta senza lasciare la chiave nella serratura come fate di solito, ma l'avete portata con voi per chiudere dall'esterno. Poi avete ripreso la chiave e ve la siete portata in una delle 25 stanze di questo piano o del piano superiore o anche di quello sotto di noi. Ci sono tante stanze, tanti nascondigli qui che ci vorrebbe una settimana per setacciare tutta la casa. Capite, cara, che cosa voglio dire?» «Sì. Sì, ma non del tutto», rispose lei. «E ora, papà, come lo spieghi che Carmilla si è risvegliata sul divano del guardaroba dove avevamo guardato con tanta attenzione?» «Beh, semplicissimo. È entrata nel guardaroba dopo che avevamo guardato, ancora sonnambula, e alla fine si è svegliata da sola, sorpresa come tutti noi dal fatto di trovarsi lì.
Vorrei che tutti i misteri fossero spiegabili con tanta facilità come il vostro, cara Carmilla. E noi possiamo tranquillizzare i nostri animi nella certezza che quanto è accaduto non coinvolge ladri, non coinvolge violenza, veleni, tentativi di scasso o streghe. Nulla che potrebbe spaventare la nostra Carmilla. E così l'allarme finì. Poiché Carmilla non voleva neppure sentir parlare della possibilità che una cameriera passasse la notte nella sua stanza, mio padre decise che un membro della servitù doveva dormire fuori dalla sua porta così da arrestare qualsiasi altra sua passeggiata nel sonno. La notte seguente trascorse tranquilla. La mattina dopo arrivò il dottore che mio padre aveva chiamato a mia insaputa perché mi visitasse. Raccontai al dottore la mia storia e mentre parlavo vedevo che il suo sguardo si faceva sempre più serio. Chiese alla signora Perodon se poteva vedere mio padre. Venne subito mandato a chiamare ed entrando sorrise dicendo: «Scommetto, dottore, che ora mi direte che sono stato un vecchio sciocco a farvi venire fin qui. Beh, spero di esserlo». Ma il suo sorriso svanì non appena il dottore, con sguardo severo, gli fece cenno di avvicinarsi. Io e la signora Perodon eravamo lontane, non potevamo sentire nulla perché parlava a una voce molto bassa. Dopo un momento mio padre si guardò intorno. Il suo viso era pallido, agitato. Mi tese la mano, mi avvicinai. «Laura, cara, ora tranquillizzati e confidati serenamente con il dottore. Avete detto, cara, di aver provato la sensazione che due lunghi aghi vi penetrassero nella pelle vicino al collo la notte in cui avete fatto il vostro primo orrendo sogno, vero? Sentite male ora? Potete indicare col dito il punto esatto in cui avete avvertito questa sensazione? Un po' più giù della gola, Lì. Certo, non vi dispiacerà se vostro padre vi aprirà un po' il vestito sulla gola. Signorina, è necessario per capire i sintomi di questa malattia che vi sta facendo tanto soffrire». Non avevo nulla al contrario. Il segno era a pochi centimetri dalla scollatura. «Dio ci protegga! È proprio così!» esclamò mio padre impallidendo. «Ora vedete con i vostri stessi occhi!» disse il dottore con una cupa aria di trionfo. «Ma c'è del pericolo?» mi affrettai a chiedere, davvero allarmata. «Spero di no, cara!» rispose il dottore. «È da questo punto che parte quel senso che avete di soffocamento?» «Sì», risposi. «E pensateci bene, cara, questo stesso punto era il centro di quella strana sensazione di freddo che mi avete appena descritto?» penso di sì, certo». «Ah, vedete?» disse rivolgendosi a mio padre. «Posso dire adesso una parola alla signora Perodon?» Chiamò la signora e disse: «Ho trovato la nostra giovane amica lontana dallo star bene. Non dovrebbe essere in pericolo, spero, ma sarà necessario prendere delle precauzioni, signora. Nel frattempo voi sarete tanto buona da non lasciare che la signorina Laura resti da sola nemmeno per un minuto. Questa è l'unica prescrizione che vi do al momento, ma è indispensabile attenervisi con scrupolo». «So che possiamo contare sulla vostra gentilezza, signora», disse mio padre. «Vorrei, dottore, ora chiedervi la vostra opinione su un'altra paziente i cui sintomi assomigliano un po' a quelli che mia figlia vi ha appena raccontato. Sono molto più lievi, però,
ma credo che vi assomiglino molto. Si tratta della nostra giovane ospite, la signorina Carmilla. Ma dal momento che avete detto che sareste tornato questa sera, forse credo che la cosa migliore sia che voi torniate per cena, così da poterla vedere con calma, perché lei, vedete, dottore, non scende mai prima di mezzogiorno. Grazie, disse il dottore. Verrò da voi questa sera verso le 7. Il dottore fece un breve inchino, salutò e si allontanò, accompagnato da mio padre. Li vidi camminare fianco a fianco, lungo la strada e accanto alla palude, assorti in una vivace conversazione. Il dottore non tornò indietro. Lo vidi salire a cavallo, salutare mio padre e avviarsi verso est, attraversando la foresta. In quello stesso momento scorse arrivare un uomo da Dranfeld. Era il postino. Mio padre tornò con una lettera in mano. Questa lettera è arrivata in ritardo. È del generale Spieldorf. Doveva arrivare ieri, ma non potrà venire fino a domani, che, visto il ritardo, deve essere oggi. Avrei preferito che il nostro buon amico avesse scelto un altro momento per la sua visita. Avrei voluto che tu fossi piena di salute, pronta a riceverlo. Papà, cosa pensi che mi sia successo? Nulla, nulla, cara, nulla. Saprai tutto tra un paio di giorni. Nel frattempo, non angustiarti. Si voltò e lasciò la stanza, ma tornò prima che io avessi il tempo di riflettere sulla stranezza di quanto stava accadendo. Disse solo che voleva recarsi a Karlstein, che aveva ordinato la carrozza per mezzogiorno e che io e la signora Perodon lo avremmo accompagnato. Doveva vedere il sacerdote di quel pittoresco luogo per certi affari e poiché Carmilla non vi era mai stata, avrebbe potuto seguirci al suo risveglio con la signorina della Fontaine, che ci avrebbe raggiunto con il necessario per un picnic ai piedi delle rovine dell'antico castello. Poco dopo, mio padre, la signora e io partimmo per la passeggiata. Passato il ponte, voltammo a destra e seguimmo la strada fino al ponticello gotico, verso ovest, per raggiungere il villaggio deserto e le rovine del castello di Karlstein. Non si può immaginare una strada più pittoresca, tra basse colline e valli coperte da magnifici boschi. Dopo una svolta, all'improvviso, incontrammo il generale, che cavalcava verso di noi, accompagnato da un servitore. Il generale scese da cavallo e dopo i saluti convenzionali lo convincemmo a occupare il posto vuoto sulla nostra carrozza e a proseguire con noi il viaggio verso Karlstein. Erano 10 mesi che non lo vedevamo, ma in quel periodo era molto cambiato, come se fossero passati degli anni. Era un cambiamento dovuto non solo al dolore, sembrava che una passione rabbiosa si fosse impossessata di lui. Appena ripreso il cammino, il generale cominciò a parlare della morte della sua figliola. Infatti così lui considerava la sua nipote e pupilla. Poi esplose in parole amare e furiose, inveendo contro le arti diaboliche delle quali la sua adorata era caduta vittima. Mio padre gli chiese, se questo non gli causava troppa pena, di riferire le circostanze alle quali aveva accennato con parole tanto dure e anche confuse. Ve lo racconterei con piacere, ma non mi credereste. State andando alle rovine di Karlstein, vero? Sapete che avevo proprio intenzione di chiedervi di accompagnarmici. Ho qualcosa di particolare da esplorare. C'è una cappella in quel luogo, una cappella in rovina, con molte tombe di membri di quella famiglia estinta. Ho cose strabilianti da raccontarvi. Mio caro amico, cose
che io stesso, pochi mesi fa, avrei ritenuto impossibili. Ma è meglio che vi racconti tutto con ordine. Conoscevate la mia cara nipote, la mia figliola, come la consideravo. Nessuna creatura poteva essere più bella fino a 3 mesi fa. Nessuna era così felice di poter sbocciare alla vita. Ora è tutto finito. Ma con la benedizione di Dio, spero di poter rendere un servizio all'umanità prima di morire, di scaraventare la vendetta del cielo su quel demonio che ha ucciso la mia povera bambina nel fiore delle speranze della giovinezza. La mia cara bambina aspettava con gioiosa trepidazione di poter conoscere la vostra figliola così affascinante. Nel frattempo avevamo ricevuto un invito da un mio vecchio amico, il conte Karlsfeld, che vive in un castello a una 30 chilometri proprio da Karlstein. Abbiamo preso parte a una serie di festeggiamenti che, ricorderete, il conte ha dato in onore del suo illustrissimo ospite, il Granduca. La notte che segnò l'inizio delle mie sciagure si teneva una festa in maschera. Un ballo mascherato, come sapete, è sempre uno spettacolo bellissimo, ma mai avevo assistito a tanto splendore. E la mia povera bambina era bellissima. L'eccitazione, la gioia aggiungevano un indefinibile fascino ai suoi lineamenti, sempre così adorabili. Notai che una giovane donna, vestita con grande magnificenza e con il viso nascosto da una maschera, guardava la mia figliola con straordinario interesse. Una signora, anch'essa mascherata, con un vestito ricco ma sobrio e un'aria statuaria come una persona di alto rango, l'accompagnava. Ci trovavamo in uno dei saloni e la mia povera bambina, dopo aver ballato, si stava riposando su una delle poltrone. Io ero in piedi vicino a lei. Poi comparvero le due donne e la più giovane si sedette proprio accanto alla mia figliola. Avvantaggiata dal privilegio della maschera, l'altra donna si voltò verso di me e, parlando come se fossimo stati vecchi amici, mi chiamò per nome e cominciò una conversazione che mi incuriosì grandemente. Mi parlò di molte occasioni nelle quali mi aveva incontrato, alluse a piccoli episodi ai quali non pensavo più da lungo tempo. Divenni sempre più curioso di sapere chi fosse, ma lei schivava con abilità e gentilezza i miei tentativi di scoprire la sua identità. Nel frattempo, la ragazza che la madre, perché la signora era la madre, aveva chiamato in un paio di occasioni con uno strano nome di Millarca, aveva iniziato una conversazione ardita e piena di grazia con la mia adorata pupilla. Era molto astuta la ragazza, molto vivace, e dopo poco tempo erano diventate amiche, tanto che la ragazza si tolse la maschera, rivelando un viso molto bello. Impossibile non sentirsi immediatamente attratti da lei, e la mia figliola non poté sottrarsi a questo fascino. Nel frattempo io avevo rivolto innumerevoli domande alla donna più anziana. «Mi avete incuriosito grandemente», dissi ridendo. «Non è abbastanza? Non volete scendere al mio stesso piano e farmi la cortesia di togliervi la maschera?» «Ah», rispose lei, «come fate a essere certo che mi riconoscerete? Gli anni cambiano le persone». «Beh, almeno avrei una probabilità», ribattei io. «E poi è inutile che fingiate di essere una donna anziana, la vostra figura vi tradisce». «Tuttavia, caro signore, sono passati anni da quando mi avete vista, o meglio, da quando io ho visto voi. Millarca è mia figlia, quindi non posso essere giovane e non posso certo aspettarmi di venire ricordata come quella che ero. E poi voi
Non avete alcuna maschera da togliervi. Non potete offrirmi nulla in cambio. Ah, ma io, signora, mi appello alla vostra pietà. Toglietevi la maschera. E io mi appello alla vostra. Lasciatela dove si trova, ribatté lei. Bene, ma almeno ditemi, signora, se siete francese o tedesca, perché parlate entrambe le lingue con tanta perfezione. Non credo che vi dirò nemmeno questo, generale. Voi avete in mente un attacco a sorpresa e state preparando la vostra strategia. In ogni caso, dissi, dovete riconoscere una cosa. Essendo onorato della possibilità di conversare insieme, devo pur sapere come rivolgervi a voi. Posso chiamarvi signora contessa? Ah, in quanto a questo, cominciò, ma venne interrotta da un uomo vestito di nero che sembrava particolarmente distinto ed elegante. Ma il suo volto era pallido, era quasi cadaverico. La signora contessa mi permette di riferirle alcune parole che potrebbero interessarla? La donna si voltò verso di lui, si portò le mani davanti alla bocca per indicare il silenzio. E poi disse, «Tenetemi il posto, generale. Tornerò non appena ascoltate queste poche parole». E si appartò. I due parlarono per qualche istante. Poi lei tornò, accompagnata sempre dal pallido gentiluomo, che disse, «Tornerò per informare la signora contessa quando la carrozza sarà ad attenderla davanti alla porta». «Allora stiamo per perdere la signora contessa», dissi io. «Spero che sia solo per poche ore», e feci un profondo inchino. «No, no, caro amico», disse lei. «Una notizia mi ha colpito come un fulmine. Bisogna che io parta subito con la maggiore celerità possibile. Le mie preoccupazioni non sono finite qui. È solo per l'impossibilità di rivelarvi il mio nome che non oso farvi una domanda singolare. La mia povera bambina è caduta da cavallo, non si è ancora del tutto ripresa dallo shock e il nostro dottore mi ha raccomandato di non farle fare sforzi per un po' di tempo. Ma io ora devo viaggiare giorno e notte per una missione di vita o di morte, che sarò in grado di rivelarvi soltanto quando ci rincontreremo, come spero, tra poche settimane, senza la necessità più di nascondersi dietro la maschera». Quindi mi fece la sua richiesta usando termini che implicavano un ordine più che chiedere un favore. Dava per scontato che io avrei acconsentito a prendermi cura della figliola. Era una richiesta strana, per non dire audace. Nello stesso momento, la mia povera bambina mi venne vicino e a bassa voce mi pregò di invitare la sua nuova amica, Millarca, a farci visita. Cosa potevo fare? Venni soggiogato e convinto e acconsentì. La contessa fece il segno alla figlia, che ascoltò con aria grave e severa come la madre dovesse all'improvviso recarsi in un certo luogo e la sistemazione che aveva trovato presso di me. Io naturalmente pronunciai le solite frasi che ero chiamato a dire. Poi tornò l'uomo vestito di nero e con molte cerimonie scortò la donna fuori dalla stanza. L'atteggiamento riverente di quel tale mi aveva convinto che la contessa fosse una dama di rango molto più elevato. Dopodiché, la donna e il suo accompagnatore scomparvero nella folla. «Se n'è andata», disse Millarca. «Se n'è andata», ripetei io a me stesso, e per la prima volta dal momento in cui avevo dato il mio affrettato assenso, capii la follia del mio atto. Lei sospirò e mi guardò. Era così bella, la creatura più bella che avessi mai visto.
e mi pentì subito di avere rimpianto per un momento la mia ospitalità. Thank you.